Ciao, mi chiamo Francesca Beltino e sono l'autrice del libro Geografia dell'anima, un viaggio verso il sé. Ho scritto questo libro perché ho sentito il profondo desiderio, la profonda necessità di condividere con tutti coloro che avranno la voglia, diciamo, di avventurarsi nella lettura del mio libro, quello che è stata la mia storia e il mio cammino d'evoluzione di questi ultimi anni. In un certo momento della mia vita mi sono resa conto che non vivevo una vita che mi rendesse felice. Al contrario, mi sentivo uno zombie, mi sentivo di non essere connessa in modo profondo con nessuna delle cose che stessi facendo, e sentivo che la mia autostima fosse ormai persa e non sapevo chi fossi. E soprattutto ero dominata da paure nascoste, da paure che mi guidavano in modo subdolo e senza che io me ne rendessi conto. Quando la situazione si è fatta così difficile che non pensavo che sarei riuscita a trovare la forza per risollevarmi, ho avuto l'idea, il coraggio di fare un viaggio. Già poco prima di questo viaggio avevo iniziato a fare delle piccole scoperte attraverso degli eventi, delle persone che erano entrate nella mia vita e che mi hanno permesso di aprire delle porte nuove sul mio essere, diciamo, sulla mia esistenza e sul modo di interpretare la vita, sul modo di vivere. Ho iniziato quindi un viaggio molto, molto duro, molto difficile con la mia interiorità, perché ho cercato di confrontarmi e di mettere a nudo tutte le mie paure più profonde, e questo viaggio interiore è coinciso con anche un viaggio reale per le terre meravigliose del Sud America. Durante questi due viaggi, diciamo interiore e esteriore, ho avuto la possibilità anche di riscoprire il magnifico mondo delle energie. E un passo dopo l'altro, un'esperienza dopo l'altra, e anche seguendo l'intuizione, seguendo la capacità di spegnere il cervello, di manipolare tutto con la mente, sono riuscita a vedere quale fosse la parte più autentica di me e sono riuscita a fare un cammino di liberazione dal dolore. Ho appreso che la vita è una grande palestra e che tutti gli eventi che viviamo servono solo a permettere un'evoluzione interiore, e se vengono presi e recepiti come tali, non esiste il bene e il male come tale, non esiste la tragedia anche in se stessa, anche la stessa vita è un'esperienza come un'esperienza la morte. Non sappiamo cosa c'è al di là, però al di là ci sono tante energie che ci aiutano e che agiscono anche in questa dimensione materiale. E lo scoprire tutto ciò mi ha permesso di alleggerire molto quella che era la mia responsabilità verso la vita e sentire che siamo delle piccole anime che devono cercare di apprendere il più possibile. E questo è un po' quello che io cerco di spiegare, di passare, diciamo, con il mio umile libro. Grazie.